Il 15 giugno la Cina atterrerà al Marconi con il primo volo diretto da Nanchang, poi 2 giorni dopo sarà la volta di Hangzhou, il 19 giugno toccherà Shenyang, quindi arriveranno i turisti di Taiwan e infine l'11 ottobre la sequenza si chiuderà con l'ultimo volo in arrivo da Xi'an per un totale di 60 tratte. Le nuove rotte sono operate dalla compagnia italiana Blue Panorama Airlines e saranno gestite come charter dal tour operator cinese Phoenix Travel Worldwide, che per i turisti asiatici metterà in vendita pacchetti di 10 giorni tra l'Italia e l'Europa, con partenza e arrivo a Bologna. Dalla Motor Valley al cibo, all'enogastronomia, FICO, siamo a Bologna, all'arte, alla cultura, ci sono tutte le condizioni davvero per fare un salto di qualità importante verso questo mercato straordinario che da qui al 2020 mobiliterà circa 90 milioni di persone, quindi stiamo parlando davvero di un volume di traffico di persone talmente elevato che non solo l'Europa ma anche l'Italia potranno giocare un ruolo importante. Dopo questa prima apertura al Paese del Dragone, che ha il mercato turistico più grande del mondo in termini di spesa, il prossimo obiettivo è attivare voli di linea sulle nuove rotte, così che anche gli italiani che vogliono andare in Cina possano partire proprio dal Marconi. Questa è una vittoria di tutta la città, è un primo grande, vero, non lo chiamerei esperimento perché di fatto si andrà a consolidare con 5 importanti città della Cina con voli charter. Ma proprio perché siamo obiettivi realisti, vogliamo fare le cose come si deve, al di là degli investimenti già affrontati per ricevere questi viaggiatori, cominciare appunto con un esperimento charter, augurandoci nel breve, relativamente breve, di poter mirare anche a voli di linea intercontinentali. Ma è una grande sfida per un aeroporto, sicuramente in progressiva crescita, equilibrata fra low cost, charter e voli di linea.